Sempre all'insegna della bandiera della pace e della pace con la giustizia. Cari amici, riprendiamo la nostra serie di rassegna stampa e questa volta parliamo di una cosa molto importante, delle tette. Le tette sono sempre le cose più importanti di questo mondo, però qui c'è un'altra cosetta che può interessare a molte persone. Finalmente si sono accorti che esiste un problema che è il problema più in assoluto, più importante di tutti. Quella del fatto che questa associazione a delinquere che governa o dice di governare l'Italia ha nominato per i propri fini di ricatto, di minaccia e di estorsione un certo numero di funzionari del Ministero delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate, cioè del Ministero delle Finanze, che sono assolutamente illegali, cioè fuori di qualsiasi normativa prevista ovviamente dallo Stato, perché lo Stato se deve dare una garanzia la deve dare soprattutto in relazione ai funzionari della giustizia e ai funzionari della riscossione delle tasse, perché io posso anche transire, possiamo dire, su un funzionario del Ministero della Sanità, tant'è vero che te li raccomando i funzionari del Ministero della Sanità, però alla belle meglio c'è anche la mediazione della serietà e della deontologia del medico. Ma il funzionario del Ministero delle Finanze è quello che firma la cartella e ti può con una sola firma rovinare per tutta la vita. Tant'è vero che noi andiamo contando una marea di suicidi, oltretutto, grazie a queste persone. Ma questi suicidi sono stati possibili e sarebbero stati possibili qualora i funzionari fossero stati quelli giusti, cioè quelli nominati a norma di legge, assunti e nominati a norma di legge, perché vincitori di specifici concorsi anche interni. Sì, ma il concorso interno, ad esempio questo personaggio qua, vedi che bella faccia da simpaticona. Da simpaticona, è veramente una simpatica. Questa qui, ad esempio, che oggi a capo di questo sistema, è anch'essa abusiva perché è stata eletta per vie interne. Ora, designata, non eletta. Ecco, sì, eletta nel senso di elevata. È cooptata. Cooptata da chi di dovere? Per vie interne. Ora, fortunatamente i veri funzionari del Ministero se ne sono avuto a male. Sono stati prima di tutto emarginati per far passare avanti questa massa. Ma soprattutto sono stati emarginati perché non avrebbero accettato di vendere lo Stato agli stranieri e a regalarlo lo Stato agli stranieri. E non avrebbero, siccome hanno giurato fedeltà allo Stato, alla Repubblica all'epoca, non avrebbero mai accettato una condizione, diciamo, di passiva accettazione di tradimenti come questi qua, appunto, che abbiamo detto anche. Allora, questi funzionari con i quali noi siamo a suo tempo entrati in contatto, devo dire che loro stessi, che avevano già visto le nostre denunce, si sono rivolti a noi per comunicarci che loro stavano facendo tutta una serie di ricorsi assolutamente vinti tutti quanti, per cui oggi è stato sancito con l'ultima sentenza della Corte Costituzionale l'incostituzionalità del comportamento di questi tagliagola e mozzorecchie. E se qualcuno di questi mozziorecchie se ne ha male, gli dico che sono anche mozzaminchia. Così li accontentiamo di più, no? Ecco, allora, cosa è successo?
è successo un pandemonio, non lo dice nessuno, su Panorama se ne sono accorti oggi, vedi, gli intoccabili del fisco. Poi tra l'altro c'è anche un articolo di Oscar Giannino, il quale, poverino, non è che dica proprio delle grandi idiozie, capito? L'unica ha detto che lui si era diplomato all'università di Boston, mi pare di questa università. Columbia University, il MIT. No, fino a quel punto non vabbè, se ne sarebbero accorti su. Ma io ad esempio ricordo che una volta c'era un tale che si presentava come titolare di storia della medicina dell'università di Catania, siccome questo titolare era loffio, molto loffio, io scrissi all'università di Catania. Mi date le informazioni sul tomo? Sì, dicevano che io ci non conosciamo. Ma sentito. Allora, ritorniamo a noi. Che cosa c'è scritto in questo articolo? C'è scritto tanta roba che qui adesso non vi leggo, però è importantissimo perché il danno erariale determinato da questi mascalzoni, perché ovviamente la notizia è girata, ovviamente commercialisti, avvocati, singoli cittadini hanno subito fatto ricorso, i ricorsi sono vinti sistematicamente e quindi c'è già un danno erariale che tocca tutti noi, che questi mascalzoni continuano a tenere nascosto perché è uno schifo, una vergogna. Capito? No, poi c'è il procuratore che dice che il fatto non sussiste e che comunque il dolo non c'è, perché il dolo deve essere soggettivo ed oggettivo, e quello soggettivo non c'è perché comunque loro erano convinti di operare a regime di legge. Solo che le sentenze a partire dal 2002 addirittura e poi fino al 2014, ma a raffica, a centinaia, anche di corte costituzionale, di consulte eccetera e di Cassazione e quant'altro, hanno detto che ci hanno torto. Quante sentenze devono sapere, conoscere questi? Quante volte devono essere condannati per sapere che stanno contro legge? E il procuratore non può dire che loro erano in buona fede, perché nel 2002 già si sapeva che era viziato da questo vizio di cuore insanabile. Allora io ad esempio mi metto un razzo al culo, lo accendo, schizzo in alto e vado dicendo che sono Gesù Cristo. Non è possibile, io non sono Gesù Cristo. Anche se ascendo al cielo, che dici tu? Certo. E vado, no, e poi non dico. Assurge al cielo. Assurgo al cielo e siedo alla destra. Eh sì. Poi di chi non si sa, ma insomma, sedeva alla destra. Il gran Dio Pio è Priapo, mi sembra giusto, no? Ma soprattutto il gran Dio Priapo. Ricordiamoci, e tu hai citato il gran Dio Priapo, che c'è una bellissima poesia del grande poeta Orazio, amici, non è lui, è un poeta. Io non sono poeta. Lui non è il grande poeta Orazio, che si riferisce a un'avventura di Priapo. Noi leggeremo alcune strofe di questa bellissima poesia, che è la satira numero 8 del primo volume delle satire di Orazio. Allora, qui cosa dice? Stai bene a te, state bene attenti, amici. 800 i dirigenti decaduti per la sentenza della Consulta. Non sono 800. Decaduti, non è vero. Non esistono proprio. Ma non sono neanche decaduti, continuano a fare il loro lavoro lì. Sì, ma è una cosa incredibile. Sì, ma comunque sono nulli, sono decaduti come dirigenti. Ma uno Stato di diritto e con un briciolo di coerenza li avrebbe fatti dimettere immediatamente in attesa di procedimento. Certamente, ma uno Stato di diritto non nomina Letta, Monti, un ricoglionito che ha avuto 10.000 ictus e culo, e Matteo Renzi, no? Perché oltretutto ho sentito una definizione molto carina, che è questa: lo Renzi, il magnifichetto. Lorenzi il magnifichetto. Allora, carinissima. Allora dice: su assunzioni, promozioni, agenzia delle entrate rifiuta le regole della pubblica amministrazione, alla faccia della Consulta. E dice appunto come stanno le cose.
Allora, ricordiamolo, loro continueranno a emettere cartelle firmate da costoro, ma queste cartelle, cari amici, sono nulle. Inesistenti, giuridicamente inesistenti. Quindi, se le volete pagare, pagate quello che vi pare, vi meritate di pagare queste cose. Le persone con dignità non le pagano, va bene? Lo ripetiamo, chi subisce merita di subire, è chiaro? Ecco, proseguiamo. Che coincidenza, questo è un articoletto che ci ha mandato una nostra amica, è tratto dal blog di Daniele Reale. Che coincidenza, sul Titanic morirono i principali oppositori delle banche private. La storia è molto vecchia. Allora, la questione è... Allora, il problema lì era che c'era una contestazione proprio con le aziende che stavano fallendo, le aziende costruttrici del Titanic, addirittura. Vabbè, quella è tutta un'altra questione. E il Titanic, come le Torri Gemelle, era fatto con una tecnologia che poteva, diciamo, reggere lo sforzo, quello del anello ribattuto in acciaio, certo, che serviva fino a un certo tonnellaggio, mi pare attorno alle 40.000-50.000 tonnellate. Dopodiché il peso stesso della struttura e le forze delle maree, dei flutti e quant'altro sullo scafo non permetteva la resistenza di questa cosa qui, e infatti fu introdotta poi la saldatura acetilenica, ossia acetilenica. E quindi già allora, a livello di progetto, la costruzione del Titanic era sbagliato in quanto proprio concettualmente diciamo. Vabbè, sì. Quindi c'era anche, no aspetta, è influente, perché a posteriori qualcuno a livello della come si dice quando si dà l'autorizzazione alla messa in acqua di un bastimento, sì, della marina, qualcuno della marina aveva osservato questo e aveva fatto notare che c'erano queste discrepanze e l'avevano messo tranquillamente e avevano pagato per riuscire a fare non l'autorizzazione, come si dice, l'agibilità, ecco. Certo, l'agibilità del natante, certamente. E quindi c'era tutta una storia sotto che andava. Vabbè, andava come per le Torri Gemelle, andava demolirlo costava, esattamente, e hanno tentato l'azzardo. Vabbè, finché non c'entra niente con quello che io volevo dire. No, ma c'è in aggiunta a quello. Ecco. Sta di fatto che vuoi che sia stato approntato, vuoi che ci siano state delle conseguenze, la nascita della Federal Reserve del 1913 è contemporanea. E l'imposizione della Federal Reserve a stati a volte alcuni riluttanti e ad altri banchieri che erano stati già in precedenza ridotti sull'orlo del fallimento, è avvenuta anche perché i maggiori oppositori della Federal Reserve, vedi caso, sono morti un anno prima, nel 1912. No, aspetta un attimo, sul Titanic, un'altra cosa importantissima dell'ultimo momento, questo non lo sai manco te. Allora, tutti sanno che Porto Rico è di fatto il 51esimo stato americano, tant'è che la Federal Reserve c'ha la sede sociale a Puerto Rico. No, ma la cosa incredibile è che la Federal Reserve c'ha la sede a Puerto Rico perché lì non paga tasse. Certamente. Come le nostre banche italiane sono le Cayman. Aspetta, ma la Banca d'Italia sta le Cayman. Fammi finire un discorso. Per caso tu intervieni sempre, dai. No, allora, la cosa importante è che, notizia dell'altro ieri, 4 o 5 giorni fa, Puerto Rico è diventato uno stato canaglia insolvente. Certamente. Perché c'ha un debito pubblico di, mi sembra, 80 miliardi di dollari, e c'aveva in scadenza una cinquantina di miliardi ultimamente, e non le ha pagate. E questo perché non si fa pagare le tasse dalle banche che stanno lì. Naturale. E quindi questo per dire, fanno fallire lo Stato e non fanno fallire la banca e non chiedono le tasse alla banca. Tanto vero che quando fallisce lo Stato pagano i cittadini. E hanno fatto la legge, per cui adesso, che abbiamo detto qualche giorno fa, abbiamo evidenziato ampiamente denunciato. Ecco. L'ultima cosa, ecco qui, cronaca di Roma.
ci sono due cosette molto simpatiche che vanno dette. La prima è qui che andarono per suonare, e che i pipiferi di montagna andarono per suonare e furono sanzionati. Pusher contro carabinieri, guerriglia al Pineto. Non è proprio così, perché i pusher hanno menato ai carabinieri. Stato un seguito, però? Io mi limito a dire queste cose, perché se fossi stato il comandante dei carabinieri, due ore dopo avrei mandato... E chi ti dice che non sia stato fatto? Ma una divisione non ce l'hanno. No, ma chi ti dice che non sia stato fatto? Vabbè, io mi auguro che sia stato fatto. Allora, non si sa, ma perché... non si sa, non si può dire, ma si sa. Vabbè. Allora, una volta tanto che un'organizzazione italiana dello Stato si fa far valere, comunque sia, qualsiasi cosa questi bravi ragazzi abbiano fatto è nulla rispetto al danno di immagine anche provocato dal fatto che a Roma comandano gli spacciatori di droga. Ma non è tutto, qui c'è un'altra. Sant'Andrea, il business dei morti. Dietro c'è tutta la canea e la canaglia della politica. Sant'Andrea, hanno carcerato qua dietro. Ah, io lo conoscevo. Io lo conoscevo. L'ultima, che è quella la più importante, perché noi per lungo tempo ci siamo chiesti per quale ragione a un certo punto tutti i media hanno scoperto la corruzione, le porcate che ci sono dietro il Comune di Roma e quant'altro, e noi le ragioni l'abbiamo capito. Cosa dice il sindaco? ATAC, o si privatizza, il privato o è buono, bello e simpatico. Quindi tutta l'operazione, che è identica a quella che fu fatta per l'Alitalia, prima hanno creato le premesse con la corruzione per non far andare bene le cose, poi hanno ulteriormente insistito e aggravato, creando non solo diffidenza, rabbia da parte della popolazione per il disservizio, ma anche un atteggiamento di rifiuto degli ordini da parte dei dipendenti. Quindi è tutto un caos creato ad arte, cari signori, per trovare la giustificazione di privatizzare. È tutto fatto apposta, capito? Ecco scritto qui. È buono, bello e simpatico. E soprattutto questi privati che rubano a mansalva, perché quando l'Alitalia è stata privatizzata non è andata meglio di quando non lo era, ricordiamocelo bene, cari amici. Adesso, siccome Orazio ha qualcos'altro da dirvi, io cerco la poesia. No, io non ho niente da dire. No, dillo lo stesso. Vabbè. La poesia è qui. Ne leggiamo le prime strofe, poi leggeremo le altre. Allora, cosa succede? La poesia è molto semplice. Orazio narra del fatto che il dio Priapo ha minchionato due megere, e queste due megere erano due stregacce, sono state minchionate, la parola è giusta, no? Il quale dio Priapo, con una sonora scorreggia, ha messo a tacere queste due stregacce. Queste due streghe noi le identifichiamo oggi, perché Orazio, come tutti i poeti, è un autentico profeta, le identifichiamo nella Bonino e nella Boldrini. Per cui noi chiamiamo sempre a nostro aiuto il buon dio Priapo, che con una scorreggia, ma scorreggia del gran dio Priapo, annulli, no? Le funzioni e le stregonerie e strologherie di questi due infami personaggi. Adesso leggiamo le prime strofe. Queste strofe sono state tradotte da un noto intellettuale dell'Ottocento che si chiama Luco Antonio Pagnini, del 1814. Già un tronco ero io, di fico, inutil legno, quando incerto l'artefice, se avesse a formarne uno scanno od un Priapo, di farmi Dio si elesse e quinci. Io sono un Dio, sommo terror d'augelli e ladri. Quindi voi vedete bene com'era l'antichità, che agli dei gli dava il loro ruolo. Certo. Dice, io mi ha fatto il geppetto di turno, no?
ha preso un pezzo di legno, no? Di fico, non sapendo cosa fare, ha fatto l'immagine di Priapo, ma a questo punto Dio Priapo diventa Dio, quindi un pezzo di legno vile diventa Dio. L'antico sapeva che era un pezzo di legno, ma dava importanza comunque al ruolo e alla funzione. Poiché la mia destra è il sommo palo che spunta fuori delle mie cosce immonde, tiene i ladri in dovere. E cazzo, ci vorrebbe proprio adesso, ecco perché noi veneriamo il Dio Priapo, perché il Dio Priapo, capito, con quella... Non ci andava leggero. Con quel sommo palo che gli spunta fuori dalle cosce, tiene a bada i ladri. La canna fissa sulla mia testa gli importuni augelli da quest'orto novel caccia e spaventa. Già prima, entro Vilcassa, i servi a prezzo feano recar quassù fuor delle anguste lorcelle i corpi dei lor compagni estinti. Questo era fisso un dì come un sepolcro al più meschino popolo, al decotto nomentano. A pantolabo buffone, incisa pietra mille piedi in largo, 300 in lungo, prescrivea l'avello, né diritto alcun aveano sovresso gli eredi. Qui parla appunto di un seppellimento di schiavi che veniva fatto, ovviamente tenendo presente che questi erano schiavi, quindi il seppellimento era cumulativo, no? Or l'esquilino colle offre alla gente salubre stanza e bel paesaggio aprico, dove prima appestava ai viandanti di bianche ossa insepolte un triste campo, come era precedentemente, prima ancora della nomina di Priapo a grande divinità. Ma non tanto però fatica e pena mi danno i ladri e gli animali avvezzi questo luogo a infestar, quanto le streghe che travolgevan gli spiriti umani con benefici incanti. E qui adesso ci siamo fermati, spieghiamo. Priapo dice: a me non mi davano un gran fastidio gli scheletri che c'erano sotto all'esquilino, ma invece mi davano fastidio le due streghe, con cui diremo chi sono. Per noi le due streghe si chiamano Bonino e Boldrini, e poi vedremo alla fine appunto che cosa ne fa il buon Priapo. Noi ovviamente siamo fedeli al buon Priapo, quando il Priapo ordina vedremo di fare quello che dobbiamo fare anche noi con queste due stregacce. Dopodiché vi saluto, cari amici. Ciao a tutti, buona giornata.